quanti, come nostra tradizione, ogni anno ci incontriamo prima che inizi il campionato per fare il punto della situazione, capire cosa ci aspetta. Il primo benvenuto che diamo sono i nuovi compagni di squadra, non ho deciso per non dimenticare nessuno, però sono qua con noi, Carmine Pinto e altri amici, Sandro e altri amici. Prima di farvi vedere l'abbigliamento, però, il nostro grande Francesco Giordano ci, con un video ci fa capire dove ci siamo lasciati prima delle ferie e quindi che cosa andremo a fare quest'anno. Siamo arrivati a due finali, praticamente se non le vinciamo andiamo nell'anonimato, facciamo il regalo al presidente. Forza Partenope, vinci anche oggi, siamo con te. Forza Partenope, Partenope, il nostro cuore batte per te. Una squadra di leoni, un'altra emozione per noi. Tutto lo stadio, Partenope. Partenope, siamo qui a cantare per te. Con il cuore e con l'anima, sempre pronti a lottare. Siamo con te, nel bene e nel male. Siamo sempre amici che giocano al calcio. Ogni vittoria è una festa per noi. Un grido d'amore che sale dai cuori. Sotto il cielo azzurro, con la passione nel cuore, noi ti seguiamo ovunque. Partenope, siamo qui a cantare per te. Con il cuore e con l'anima, sempre pronti a lottare. Partenope, gli amici sono con te. Nel bene e nel male, siamo sempre al tuo fianco. Ricorda che è bello lo sport, con grinta e coraggio. Ogni partita è un sogno che viviamo. La nostra fede è eterna con te, per sempre, oltre ogni confine. Partenope, siamo qui a cantare per te. Con il cuore e con l'anima, sempre pronti a lottare. Partenope, amici di sempre con te. Nel bene e nel male, siamo sempre al tuo fianco. Partenope. Quest'anno la società ha deciso di cambiare tutto l'abbigliamento della squadra, per cui vedrete dopo quello dell'abbigliamento da passeggio, quello dell'abbigliamento da gara, e quest'anno abbiamo fatto anche due nuove maglie da gara. Kit estivo che spero riusciremo a mettere entro il 5 ottobre. Che servirà anche quando andremo in panchina con il freddo invernale. Un altro dettaglio, guardate, una t-shirt personalizzata dietro, guardate che bello. La tuta da passeggio. Bang, bang.
farà anche molto freddo, chiaramente c'era bisogno di un giubbotto che ci riparasse. La società dall'allenatore Mister Turiello è quello che durante l'anno la regular season tutti i giocatori della squadra devono per forza giocare, anche se rischiamo di perdere qualche punto per strada, non ci interessa, perché alla nostra età pensare che qualcuno possa sacrificare un sabato e non entrare proprio in campo non è concepibile. Quindi durante la regular season Peppe Turiello ha proprio l'obbligo della società di far giocare tutti quanti. Livio non ha mai messo bocca né nelle convocazioni né nella formazione, questo deve essere chiaro a tutti. Quindi per qualsiasi problema, fortunatamente l'anno scorso non è mai avvenuto, di natura tecnica, io sono aperto a tutti, chiamassero me e do tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Adesso ecco, concludiamo questo momento con la benedizione, chiedendo al Signore comunque di aiutarci lungo questo nuovo anno, non so se dire di vittoria, perché ormai siamo così abituati a perdere, ormai però dai, siamo aggiunti, quindi sappiamo che anche quello fa parte, diciamo, del nostro percorso. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, mettiamo in piedi, insieme diciamo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. O Dio Padre di ogni benedizione, noi ti ringraziamo per questi tuoi figli, per questo grande momento di convivialità, e ti preghiamo ancora, ecco, in questa nostra ripartenza, perché tu ci vieni a guidare, ad accompagnare lungo questo cammino. Benedici le famiglie qui presenti e fa che sempre di più siano, ecco, luoghi in cui, ecco, si crei un clima di fiducia, di pace e di serenità. Ti preghiamo anche perché attraverso le nostre competenze, i nostri impegni, possiamo contribuire ecco, ad un mondo sempre più aperto, un mondo sempre più ricco di pace, ricco anche di fiducia. E ti preghiamo perché possiamo ancora una volta accoglierci con cuore aperto, e perché questo nostro percorso non ci porti solo alla vittoria, ma ci porti sempre di più ad essere fratelli nella fede e in te, che sei il nostro Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E poi per certi soggetti ci vediamo in privato. Come al solito il Presidente ha cimentato ancora una volta di più il gruppo, e devo dire i presupposti ci sono tutti, speriamo di fare un bel campionato, che ce lo meritiamo, e come al solito di divertirci, poi quello che viene è tutto di più, l'importante è divertirci tutti insieme. Un ringraziamento a Livio che ci accontenta in tutto e per tutto, grazie Livio. Preferisco l'azzurro, il verde sai un po' di Avellino mi dà, però comunque va bene uguale, dai,
Speriamo che ci porti bene. No, il verde porta bene. O saremo noi a dare il giusto valore a questo abbigliamento. Faremo di tutto per dargli un giusto valore. Poi quest'anno abbiamo avuto degli innesti importanti. Quest'anno abbiamo veramente delle persone forti. Ci daranno una grande mano e rimarremo sempre lì, ai vertici. Perché come qualcuno dice, è andato via qualcuno di importante, ma è arrivato roba importantissima. Quindi c'è netto equilibrio in quello che è arrivato rispetto a quello che abbiamo perso. Va bene così, forza Partenope. Divertiamoci. Dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi che praticamente ci hanno portato anche per quest'anno questi tre trofei. Adesso sono un po' più sereno e tranquillo, sperando che anche quest'annata ci porti qualche cosa di buono praticamente. Comunque il gruppo ci sta, noi abbiamo una bellissima torta, l'avevamo sempre avuta, con due ciliegine, qualcuna se n'è andata via, c'è rimasta un'altra ciliegina, ma faremo il possibile per onorare il campionato fino in fondo. Un augurio per voi e perché vi possiate divertire anche questo dodicesimo anno. Francesco, lo sai, noi ci divertiamo sempre a prescindere. È vero che quest'anno ci hanno dato ragione anche i risultati, ma noi ci divertiamo a prescindere come vada e questo non è l'esempio. Io sono felice, faccio tutto quello che faccio, lo faccio l'entusiasmo e la gioia di vedere gli amici miei felici. E questa è la cosa più bella che c'è. Un abbraccio a tutti e buon campionato. Questo programma è offerto da Partenope, Sant'Eo!